Super Gameplay. Ci siamo? Ci siamo. Un nuovo gameplay della Retro Zone su Pitfall 2, The Lost Caverns, per Commodore 64. È un titolo del 1984, intanto giochicchio mentre parlo, di quel geniaccio di David Crane, uscito inizialmente per Atari 2006 e poi per una miriade di piattaforme, addirittura anche in sala giochi. Questa è la versione Commodore. Era il sequel di Pitfall. E cosa aveva? Aveva diverse cosette in più. Innanzitutto un nuovo sviluppo verticale, laddove l'originale era tutto a sviluppo orizzontale. Quindi guardate qui come saltello, come sono bello. Ecco, procedo in orizzontale come vecchi Pitfall, però vedete che sotto c'è qualcosa. Ecco, è un'avventura platform. Lo scopo è quello, l'avete visto all'inizio, bisogna salvare il cane del protagonista o quell'animale lì non ben identificato. Ecco il lingot. Ciapa. Ecco come sono grintoso. Bisogna salvare il cane che è alla fine del labirinto, però in maniera un po' beffarda lo possiamo intravedere all'inizio. Quindi adesso meglio forse non scendere qua, non posso impigliare una mammazza, ecco. Vedete, è tutto molto minimale come grafica, d'altronde è praticamente un porting dell'Atari 2006. Non potete fare però, Ecco, mi lancio. Ecco, e attenzione, abbiamo la novità del nuoto. Ciapa, che nel vecchio Pitfall non c'era. Comunque gli scenari non erano malissimi, gli sprite sono un po' minimali. La musica di... Guarda sto topo infernale. Ah, il topo non mi fa passare, esatto, perché lì andrei a salvare il cane e invece il topo mi butta fuori. Bisogna trovare un modo per scacciare il topo. No, era finito il gioco. Che poi in realtà non so se ci sono altri schemi, in effetti. Chi l'ha mai finito? I giochi del Commodore erano estremi, ragazzi. Ma chi li finiva? Oddio. Porca miseria, la salamandra elettrica. Adesso mi becca, mi fa male. Ci siamo? Musichina veramente ipnotica. Un po' la Indiana Jones, ecco. Ragazzi, 1984, fate voi. Sta parlando di un po' di annetti fa, Qui bisogna anche prendere i lingotti, non solo salvare il nostro amico. Questo è il save point, se non erro, che incredibilmente li avevo. Guardate David Crane come era avanti. Quindi dovrei ripartire da qui, se non erro. Infatti quando si muore l'omino viene riportato indietro alle croci. Ragazzi, forse uno dei primi titoli con sistema di checkpoint. No, ce n'erano anche altri, però insomma. Diamo merito al fantastico Crane. Tanti titoli per il Commodore in realtà non ce l'avevano. Quando morivi, non c'era modo di... È un po', insomma, ovviamente... rispetto ai platform più moderni. Guardate però che bello sviluppo verticale che aveva. Era un gioco pieno di fascino, mi piaceva. Mappa grossa poi, tra l'altro, per i tempi. Oh ragazzi, ma i giochi di Atari 2006 no, oddio no, ecco, ma beccato. E ora torno alla croce. Sentite che musica triste, che mestizia. È lo stesso tema però triste. Che geni. Sono triste io perché guardate che pezzo mi tocca rifare. E però la musica torna allegra, guardate, sentite che sound ambient.
sull'audio i giochi del Commodore 64 bisogna lasciarli molto stare, perché il SID, ragazzi, era una bomba. Via, ora cerchiamo di non farci ribeccare piuttosto. Via, 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 via. Vedete che ci sono un sacco di piani comunque, eh? Che bello sviluppo verticale. Di caverne perdute, non a caso. C'era anche una versione rivista e corretta da Sega, il cabinato, che aveva una grafica... Porca miseria, sono cascato di nuovo, non ci posso credere. Ma guardate quanti piani c'è! È andata anche bene, guarda. È andata anche bene. Non so se si può riprendere. Vediamo un po'. Non è semplice, eh? No! No, volevo fregare il pipistrello, invece mi ha fregato lui. Porca miseria. No, torno come uno spettro. Guardate qui. No, voglio morire. Se non fossi già morto, vorrei morire. Mi toglie anche punti, tra l'altro. Amarezza. C'è caparezza e poi c'è amarezza. Di quanto mi girano? Mi girano talmente tanto che rimbalzo sui testicoli. Porca miseria. Insomma, come si fa a passare con quel pipistrello? È praticamente impossibile. C'era Lingotto, io lo voglio. Proprio bello. Non si può neanche abbassare, porca. No, non c'è verso, come faccio? No, abbiamo accettato essere un modo. Fermo! No, via, dai. No, io devo passare, forza. Mamma mia, che c'ho il cemento sulle scarpe. Oh, non de morto, non de morto. No, no, maledetto. Fame. No, dai, ma non c'è verso. Porca miseria, pattern di questo pipistrello maledetto. Tacci tua. No, via, non ce la fu. No, dai. La live sta... Guarda che bello, ma... È di cemento, sta patendo di questa inadeguatezza del giocatore. Ma erano difficili, ragazzi, i giochi del Commodore, mamma mia. Confronto ai giochi di oggi fanno ridere i polli. Anche perché, insomma, no, non casualmente i giochi li finivi 20 minuti. Quindi per forza dovevano essere difficili. Porca... Ma perché non si abbassa? Perché non si abbassa? Allora, fa l'ultima, ragazzi, perché qui se no domani sono ancora a fare la live. Però porca miseria. Una figata, lo voglio giocare, continuerò a giocarlo anche dopo la live, ve lo dico. L'unica cosa è che questa musica è mortale, sto per addormentare. E allora dai, ma questa cosa qui è un problema veramente, cioè precipita. Questa è l'ultima, Vieni, dammelo, ce l'ho fatta, dammelo, olè. Preso il lingottos.
Uomo è contento. Dacci soia, dacci soia, dacci soia. Eccolo. No! Porca miseria. Un altro, piglialo. Piglialo. Eccolo. No! Via via, c'è anche la salamandra elettrica. Nota, 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 nota. Tanto non annego perché non c'è l'ossigeno. Attenzione, magia dell'84. Se poteva andare sott'acqua senza annegare. Vai, 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 mando vo, mando vo, mando vo, mando vo, mando vo, mando vo. Mamma mia quanto è grossa! Porca miseria se è grossa sta mappa! Dai! E basta, no dai, basta! Vada, vada, come sai, un piccolo cieco, ora mi suicido, Ci scommetti? Basta, mi ammazzo! Pitfall 2! Ciao!